Buonasera ragazzi, per chi volesse sostenere il canale, lo sapete benissimo, lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina con un semplice clic. Metto in carica, altrimenti ecco qua. Nella prossima live, Processo Prisma Calciopoli, faremo una live unica, ma parleremo soprattutto del Processo Prisma e faremo la seconda puntata di Calciopoli. Metteremo a risalto il comunicato della FC Juventus del 29-11-2022, ovvero sia stiamo parlando di un documento ufficiale che spiega, se a qualcuno non bastasse, le difficoltà da parte del CDA nell'approvare il bilancio 2020-2021 a seguito delle segnalazioni della Consob, dei rilievi della Procura della Repubblica di Torino e delle molte perplessità avanzate dalle società di revisione della Deloitte e Touche. Il documento vale la pena pubblicarlo perché, a quanto sembra, a quanto pare, è uno spaccato preciso del quadro generale dentro di cose ritenute non legali. Infatti ci sono degli accertamenti di reato dentro il quale si è mossa la Juventus. Stiamo parlando soprattutto del processo Prisma, perché devono comunque sono accusati di un po' di cosine questi signori, quindi di preciso devono rispondere nel processo Prisma presso il Tribunale di Roma. Dovrà essere celebrato il processo dell'indagine Prisma, dove gli imputati legati al club bianconero dovranno rispondere di falso in bilancio, articolo 26-22, aggiotaggio, articolo 185, emissione di utilizzo e fatture di operazione inesistenti, articolo 2 e 8, responsabilità penale degli enti per i fatti commessi nel proprio interesse da legali rappresentanti. Quindi, chi è che non si doveva scrivere al campionato? Fino a prova contraria eravate voi, non vi dovevate scrivere, non certo noi, ma ne parleremo. Luciano, cosa fai? Calmati. Hai sbroccato ogni giornalista. Se avevo paura, facevo il tuo lavoro. Gli hai detto, Luciano, calmati. Io devo dire una cosa a favore di Parrucca, di Conte. Mi costa perché a me Conte mi sta sui coglioni, ma bisogna essere intellettualmente onesti. Conte fece delle convocazioni coraggiose, anche lui non aveva una grandissima qualità in quegli anni, ma fece delle convocazioni coraggiose, lasciò Cassano e Balotelli a casa e tanti altri. Sì, c'erano quei due o tre della Juve, erano abituati a vincere come erano abituati, ma Conte giocò con Giaccherini, Pellè, Eder. Di cosa stiamo ragionando, Luciano? Lo sai, io ti voglio bene, mi sei simpatico, però a livello tattico, Luciano, sei rimasto indietro in 10 anni anche te. Perché se non mi fai giocare uno dei migliori centrali italiani a tre dopo Acerbi, che è Buongiorno, che purtroppo sta andando al Napoli perché le radio locali, i portali web ormai danno Buongiorno fatta a Napoli, c'è qualcosa che non va, perché la rosa dell'Italia è composta da tantissimi giocatori che giocano a tre, ma da giocatori forti, quindi quei pochi forti che hai giocano tutti a tre. Sembra ci sia stato un patto nello spogliatoio. Luciano, non ti devi incazzare e incominciare a sparare sui giocatori per difendere il tuo lavoro, no? Chi parla dallo spogliatoio fa il male dell'Italia. Luciano, l'importante è che tu riesca a fare una bella figura, ma se sbrocchi e perdi così la testa, non andiamo da nessuna parte, Luciano, anche perché la Svizzera, io l'ho vista giocare contro la Germania, una bella squadretta. Non sono malvagi, attenzione, Luciano. Non fanno solo il cioccolato da quelle parti. È finito il tempo di cioccolato. Anche perché se mi metti Di Marco a 4, cioè me lo annienti. Se mi metti Bastoni centrale di difesa, me lo annienti. Bastoni è un fuoriclasse come braccetto. Come centrale devi mettere Buongiorno. Puoi fare Buongiorno, Calafiori, Bastoni. Caro Luciano, di cosa ragioni? Calhanoglu sembra che rimanga alla Bild. Oggi ha tirato fuori un articolo dove dice che l'Inter ha ritenuto bassa l'offerta di 35-40 milioni, e ha fatto bene perché per 35-40 vale la pena tenerlo, anche se va per i 31. Ma se, come ho detto nel video di ieri, se si parlava di 60-70, ragazzi, in chat WhatsApp di Chiesa Nerati, l'ho detto che nemmeno se la vedo un'offerta da 70 milioni per me è credibile.
con tutto rispetto per Chalamet, se ti danno 30-35, anche se c'è un giocatore che a me piace tantissimo e lo prenderei, che è Thuram, perché uno dei motivi, quello che stanno dicendo in questi minuti a Napoli, per cui Buongiorno va a Napoli, che l'Inter durava fatica a livello di liquidità arrivare ai 35-40 milioni. Ma io, ve l'ho detto da inizio stagione, la vedo difficile che l'Inter possa fare acquisti da 40 milioni. Quindi Zig Zag, no. Buongiorno, no. Anche quello dello Stoccarda, Guirassy, anche quello sta andando al Borussia Dortmund, perché comunque ci volevano una ventina di milioni. Puoi fare operazioni dove ti accettano dei giocatori. E concludo il video dicendo una cosa: il portierino che stiamo prendendo da Genoa, per me è fortissimo. A me Martinez, Joseph Martinez, a me piace tanto, e molti sottovalutano una cosa: che all'Inter c'è il preparatore dei portieri più forti del mondo, più forte del mondo, che viene da Paris Saint-Germain, che si chiama Spinelli. Perché Martinez non viene a fare la panchina, attenzione, se gioca il posto con Sommer, ma con Spinelli può migliorare tantissimo, perché lo stesso Sommer a 36 anni è migliorato con Spinelli. Pensa a un ragazzo di 25 anni se non può migliorare. Ciao Inter.